Anticipazioni domenica live del 10 dicembre, salta la puntata Wim Zuiden. Domenica live anticipazioni 10 dicembre, ecco perché non va in onda su Canale 5. Colpo di scena per tutti gli spettatori di Canale 5 che domani, domenica 10 dicembre si collegheranno alle 14 su Canale 5 per seguire la nuova puntata di Cancelletto Domenica Live, il fortunato programma del dì di festa condotto da Cancelletto Barbara D'Urso. Vi sveliamo, infatti, che alle 14 su Canale 5 non ci sarà il classico appuntamento con la trasmissione della D'Urso, bensì sarà in onda un film che occuperà lo slot orario del primo pomeriggio. Per quale motivo Domenica Live non sarà in onda il 10 dicembre in TV? Ecco perché Domenica Live non va in onda il 10 dicembre su Canale 5. Le anticipazioni ufficiali sul programma di Video Barbara D'Urso rivelano che da questa settimana in poi comincerà la pausa natalizia per Domenica Live, che quest'anno ha chiuso i battenti un po' in anticipo malgrado gli ascolti da record registrati quest'anno. Sì, perché la trasmissione di Canale 5 nel corso di questi mesi di messa in onda ha registrato ascolti in costante aumento, con una media superiore ai 3 milioni di spettatori a settimana e uno share del 18-20. Numeri decisamente molto positivi che hanno permesso alla D'Urso e al suo team di lavoro di avere la meglio sul programma avversario. La Domenica Live di Canale 5, infatti, ha sempre vinto sulla Domenica in di Rai 1 condotta da Cristina e Benedetta Parodi, che quest'anno sta registrando degli ascolti a dir poco imbarazzanti per il daytime della rete ammiraglia. Quando ritorna in diretta Domenica Live con Barbara D'Urso? Nonostante questo, però, i vertici del Biscione hanno deciso di mandare in ferie la trasmissione domenicale della D'Urso, che da questa settimana non sarà più trasmessa in diretta TV. Domenica 10 dicembre subito dopo il film in programma su Canale 5 alle 14 dopo l'Arca di Noè, ecco che andrà in onda dalle 16:40 in poi una puntata speciale del programma dal titolo Domenica Revind, durante la quale saranno trasmesse le interviste più belle che la D'Urso ha fatto nel corso della stagione con il backstage e il dietro le quinte. La trasmissione in diretta, invece, riprenderà solo a partire dal prossimo 14 gennaio 2018 come sempre dalle 14 alle 18:45 circa. E così questa sosta prolungata di Domenica Live, Video, dovrebbe permettere alla Domenica in di Cristina Parodi di migliorare i propri risultati d'ascolto. Riuscirà la trasmissione ad approfittare dell'assenza di Barbara D'Urso per riuscire a raggiungere la sospirata soglia dei 2 milioni di spettatori?